Il 24 luglio, Santa Sofia, Basilica Cristiana per 1000 anni, Moschea per 500 anni, poi Patrimonio dell'Umanità come museo, è diventata nuovamente Moschea per decreto voluto dal sultano Erdogan. È uno sfregio alla nostra civiltà, è uno sfregio alla cristianità e accade nel più mortificante silenzio anche del governo italiano, patria della cristianità nel mondo. Ancora una volta noi di Fratelli d'Italia vi chiediamo di assumere una postura internazionale diversa nei confronti del nano Erdogan, trasformato in sultano da 9,1 miliardi di contributi per la preadesione all'Europa. Per Fratelli d'Italia la Turchia non è e non sarà mai geograficamente, politicamente, culturalmente, spiritualmente, religiosamente Europa. Vi chiediamo ancora una volta di andare in Europa e chiedere che venga revocato lo status di candidato all'adesione all'Europa alla Turchia, per il tramite del quale il nano Erdogan si trasforma in sultano, entra in Libia, utilizza i soldi per aggredire Cipro, utilizza i soldi per proclamare al mondo intero lo scontro di civiltà e chiedere ai turchi di fare 5 figli a testa per islamizzare l'Europa, e oggi ci sfregia con Santa Sofia. Abbiate il coraggio, almeno di fronte a questo sfregio, di andare in Europa a rivendicare un'Europa che non è libero mercato, ma è identità, è tradizione, è religione, è la nostra costituzione spirituale, che non è quella dei minareti delle moschee.